La blockchain può essere uno strumento da mettere a disposizione della sanità per verificare l'identità del paziente, tenere traccia delle prescrizioni, controllare e verificare la corretta applicazione dei protocolli e molto altro ancora. Ma in che modo può essere resa disponibile per la sanità? E a che punto siamo per una sua introduzione nelle ricerche scientifiche piuttosto che in una sua implementazione di massa? Tutte queste e molte altre domande le abbiamo fatte a Massimiliano Baravizca, Healthcare Communication Expert e partner di The Blockchain Council. Io sono Tommaso Allegra e questo è Fintech 24. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro. Caro Massimiliano, benvenuto su Fintech 24. Allora, ti chiedo in che modo la blockchain può essere messa a disposizione della sanità? Ok, la sanità è un mondo abbastanza complesso e articolato da un punto di vista organizzativo, con una grossa anche frammentazione, quindi ci sono diversi livelli, diciamo, di digitalizzazione delle infrastrutture in ambito sanitario. In questo ambito stanno girando già moltissimi dati legati ai pazienti e alla salute dei pazienti, e questa grande mole di dati probabilmente è destinata solo ad aumentare. Diciamo che da una ricerca che anche McKinsey ha fatto a livello globale emerge che la quantità di dati che saranno prodotti a solo scopo di monitoraggio della salute delle persone è destinato a moltiplicarsi nei prossimi anni con un fattore, come dire, 10 volte ogni 4 mesi. Quindi i dati veramente saranno, il numero di dati sarà esplosivo. Ovviamente questo grande numero di dati va gestito, e va gestito, secondo il mio personalissimo parere, in efficienza e in trasparenza. E qui già entriamo in un punto dove io credo che la blockchain possa avere sicuramente una forte ragione d'essere. Se alla gestione trasparente aggiungi la necessità di sicurezza sulla mantenimento della congruenza dei dati e il discorso della privacy, beh, insomma, è già messo in campo, credo, tutti gli elementi che possono far capire che la blockchain sarà molto utile a questo mondo in generale, a questa industria. Mi chiedo allora quali possono essere i vantaggi reali che possono derivare da questa implementazione della blockchain nel mondo della sanità. Dunque, sono diversi, proviamo a metterli in fila, diciamo, uno dopo l'altro. Quando parlo di sicurezza, parlo, come ti dicevo, di poter ottenere una ragionevole congruità dei dati e una difesa da potenziali attacchi. Le cartelle cliniche, ad esempio, sono un oggetto oggi quasi sempre diciamo custodito all'interno di database centralizzati, che contengono, a seconda, devo dire, delle diverse situazioni, solo alcuni dati sensibili oppure una grande mole di dati sensibili. Questo discorso, ad esempio, ha portato già ad un mercato delle cartelle cliniche, diciamo così, un mercato ovviamente di hackeraggio, legato all'hackeraggio e alla copia delle cartelle cliniche, che negli Stati Uniti è stato valutato diciamo con un costo medio di circa $360 per ogni cartella trafugata. Tieni conto che alcune di queste cartelle possono valere pochissimi dollari, altre invece oltre $1,000 nel caso in cui ci siano dati molto sensibili legati magari a malattie infettive che possono essere anche, come dire, molto rilevanti da un punto di vista di quello che può essere la possibilità di ottenere un posto di lavoro o comunque di accedere a un ambito specifico. Oltre al discorso della sicurezza, direi il secondo aspetto è la gestione dinamica del consenso all'utilizzo dei dati, cioè
la possibilità per un cittadino di dare il consenso ovviamente all'utilizzo dei propri dati quando serve, ma poi di poterlo sospendere o revocare nel momento in cui non abbia più intenzione di mantenere all'interno di un circuito la circolazione del proprio dato. Stiamo parlando spesso di dati che sono anonimizzati, questo è vero, però da un punto di vista anche diciamo della congruità con il GDPR, la possibilità di avere un consenso dinamico sui dati della salute è estremamente, estremamente importante. Il terzo aspetto è la possibilità che dei sistemi basati su blockchain possano, da un certo punto di vista, proprio per la capacità che hanno i sistemi blockchain di avere una possibilità di audit continuo, possono abbassare il livello delle cosiddette litigation o comunque diciamo delle contestazioni attorno ai dati. E il discorso della contestazione dei dati contenuti in cartelle cliniche o della contestazione di alcune azioni che vengono compiute sui dati è qualcosa che costa allo Stato e che costa in generale al sistema. Ovviamente un sistema più trasparente limiterebbe anche questo tipo di problema. In più ci sono poi, come dire, cose meno legate al rapporto dati e persona, che sono banalmente una garanzia sulla supply chain, quindi sulla diciamo corretta e lecita messa in commercio dei farmaci, sulla circolazione dei farmaci, sulla importazione parallela dei farmaci, quindi tutto quello che ha a che fare, diciamo, con l'autenticità del prodotto, che è sicuramente un punto molto importante. E da ultimo, tutto quello che riguarda anche la parte legata agli studi clinici. Quindi potremmo un po' sintetizzare appunto l'approccio della blockchain nella sanità come uno strumento che potrebbe andare a migliorare i processi e di conseguenza rendere anche la sanità più efficiente e meno costosa, non solo diciamo per il cittadino, ma anche magari per quello che ne può derivare come effetto collaterale nei confronti della singola persona. Oggi so che ci sono una serie di problematiche legate alla sanità, ok? Per cui mi chiedo un po' come ci poniamo oggi nella gestione dei dati dei sensibili dei pazienti e quindi per quanto riguarda la compliance al GDPR uscito, cui dobbiamo insomma sottostare da qualche tempo a questa parte rispetto a un futuro utilizzo di quello che potrebbe essere la blockchain. Cerchiamo di andare un po' più in depth, come si dice. Beh, allora, diciamo, il tema dell'utilizzo della blockchain in modo compliant alle regole GDPR, sai che è un tema, come dire, che è trasversale, no? Le industrie non è legato di per sé al mondo della salute. Ovviamente, visto che sembra abbastanza sodato che i dati della salute siano, come dire, di seconda importanza solo a quelli sulle finanze delle persone, è chiaro che trovare il framework anche legale in cui sia molto chiaro e netto il limite di gestione del dato per seguire in modo corretto le regole GDPR è fondamentale. Quindi la prima cosa che serve, la prima problematica è il framework legale. Finché non ci sarà un framework legale stabilizzato, sarà sempre difficile avere un grosso sviluppo della blockchain. Perché come tu sai, il mondo della salute poi è un mondo particolarmente pervaso di regole, regolamentazioni, norme, leggi che già limitano comunque un uso indiscriminato del dato. Il secondo aspetto, sempre legato, diciamo, a questo tema, è il fatto che in questo momento tu sei l'unico, cioè ciascuno di noi è l'unico proprietario dei propri dati sulla salute, ma di fatto le piattaforme che oggi cominciano a tracciare e a monitorare i nostri dati
tutto fanno tranne che diciamo tenerli solo a nostro uso e consumo, ma ovviamente se pensiamo anche alle piattaforme legate alle applicazioni di wellness, di fitness, tracciano in modo continuo, scusami, per contratti che noi ovviamente sottoscriviamo, Ovviamente. i nostri dati, ma di per sé aggregandoli e poi riutilizzandoli non ci permettono di avere fino in fondo un controllo. Come posso dire, abbiamo un controllo della prima fonte, quindi il primo database in cui finiscono, siamo consapevoli per quale ragione finiscono in quel database, poi tutto il viaggio che i dati possono fare da quel momento in poi è molto meno tracciabile, molto meno gestibile. Da ultimo, direi la duplicazione dei dati, cioè se ritorniamo al punto iniziale, uno dei punti iniziali della nostra chiacchierata dove parlavamo di duplicazione dei dati e di esplosione dei dati sulla salute, oggi come oggi quello che ci succede a tutti noi quando andiamo da un medico o quando dobbiamo purtroppo entrare in un ospedale è di dover praticamente rimettere in campo tutta la nostra storia clinica in una situazione Vero. magari anche, come dire, emotivamente non del tutto serena, dimenticandoci dei pezzi, ripetendo per la terza volta, la quarta volta quando abbiamo fatto le tonsille o l'appendicite. E questa cosa genera ovviamente copie, come dire, non congrue, di storie cliniche che poi alla fine non si parlano. Per cui, gli stessi, enti preposti ad avere, diciamo, un'immagine molto rapida, precisa del nostro stato di salute sono quelle che oggi, senza una soluzione diciamo interoperabile e condivisa, hanno la maggior difficoltà a sapere che cosa effettivamente ci è successo fino al giorno in cui entriamo con l'ospedale. E quindi questo è un altro punto estremamente importante ed è una problematica che va risolta, sicuramente che potrebbe essere risolta. Ecco, proprio a proposito di questo, potrebbe essere di grande aiuto perché, oltre a dare la certezza del dato, un po' come lo fa la PEC, no? Fondamentalmente, un paragone mi è venuto in mente, qualche tempo fa che parlavo con alcuni miei ascoltatori e mi hanno detto: no, ci possiamo incontrare per un aperitivo, ti dobbiamo fare 1.000 domande. Ho detto: sì, per me non c'è problema. E allora a un certo punto è venuto fuori che. Diciamo, adesso dirò una cosa che per molti dei nostri ascoltatori sarà come un po' una bestemmia, però in realtà una volta avevamo il sistema mail che poi si è trasformato in PEC e quindi ha avuto proprio una valenza di dato certo certificato, ok? Invece oggi, per quanto riguarda questo mondo dei dati, abbiamo dei database che molto spesso sono univoci semplicemente per le aziende in cui, come per esempio gli ospedali o lo studio del medico in cui entriamo, ma non sono unificati, quindi non sono certificati. Domani magari potremo avere un sistema di blockchain che certificando il dato potrebbe snellire tutte quante le procedure di ingresso, di riconoscimento del paziente. Di riconoscimento proprio di noi stessi in una struttura pubblica o privata che sia. Quindi anche in questo caso io ci vedo una buona riduzione ulteriore di costi. Invece mi è venuto in mente, se prendiamo il caso, comunque parliamo delle grandi industries, dei farmaci, allora come potrebbe essere d'aiuto la blockchain per quanto riguarda appunto tutta la tracciabilità del farmaco e della contraffazione che a tutt'oggi oggi purtroppo avviene? Diciamo, dietro al tema della contraffazione ci possono essere due benefici, direi. Il primo, quello principale, è legato al vero e proprio farmaco fake distribuito con nome per conto di aziende farmaceutiche. La produzione, una catena blockchain che possa partire dalla produzione delle molecole, per cui spesso addirittura da, come posso dire, aziende conto terzi che producono la molecola per le singole case farmaceutiche, che poi a quel punto assemblano, confezionano e distribuiscono il farmaco, garantirebbe sicuramente all'utente finale che quando ha in mano una confezione, quella confezione
è assolutamente rispondente a tutti gli standard che poi la casa farmaceutica deve garantire per motivi di legge. E oggi come oggi, al di là del fatto che ovviamente questa catena è una catena già molto controllata, non ci sono soluzioni tecnologiche migliori della blockchain. L'altro aspetto fondamentale, diciamo un secondo effetto, sarebbe quello della riduzione delle cosiddette importazioni parallele, ovvero la circolazione all'interno di una nazione di farmaci che sono stati introdotti in altri mercati, banalmente mercati dove il farmaco costa di meno, perché come puoi immaginare il costo del farmaco è poi dipendente anche dal sistema di rimborso a livello nazionale, quindi potrebbe esserci che il farmaco X che in Italia costa 10 euro al banco, in un'altra nazione ne costi 3, e quindi, pur essendo lo stesso farmaco, questo farmaco viene introdotto nella nazione dove costerebbe 3, ma poi viene trasportato in Italia dove ovviamente il margine è molto più alto. Anche in questo caso permetterebbe un discorso di controllo via blockchain di tutta la filiera, limiterebbe, io non voglio mai dire azzererebbe, perché poi sai che sull'assoluto ci sono sempre le eccezioni, però sicuramente renderebbe molto meno praticabile anche questo diciamo, o questo elemento che poi porta a un'idea di malasanità in generale, non nei nostri confronti, ma a livello globale. Certo, chiarissimo. Allora, prima mi hai fatto una piccolissima digressione per quanto riguardava le ricerche medico-scientifiche, in realtà le ricerche sui farmaci, no, la molecola. E mi hai fatto venire in mente che la blockchain potrebbe essere uno strumento utile per avere più certezza e sicurezza nelle sperimentazioni. Non solo di natura clinica, ma anche nelle ricerche medico-scientifiche. È corretto e diciamo la buona notizia, anche perché poi quando parliamo di blockchain ogni tanto abbiamo l'impressione che sia sempre una cosa distante da noi. Invece proprio in questo ambito, nell'ambito quindi ad esempio dell'adozione di blockchain all'interno di protocolli scientifici o comunque di trial clinici, quindi gli studi clinici, posso dirti che anche in Italia ci sono aziende che hanno già sviluppato non solo proof of concept, ma proprio vere e proprie applicazioni che permettono di gestire studi osservazionali, studi clinici utilizzando la blockchain, e quindi permettendo cosa fondamentalmente? Permettendo un audit molto più semplificato sull'imputazione e l'aggregazione dei dati e una maggiore trasparenza su tutto quello che poi succede, diciamo, nella filiera della raccolta del dato e poi dello studio statistico che attorno al dato viene fatto. Invece, per quanto riguarda un tema a me abbastanza caro, che è un po' un tema dibattuto in questo momento, in cui per esempio un nostro ascoltatore, che è stato anche intervistato da noi, Massimo Tortorella, si sta battendo appunto per diciamo, i diritti delle responsabilità a favore dei medici, ovviamente, quindi le responsabilità del medico nei confronti del paziente. Allora, anche qui ritieni che potrebbe essere sempre la blockchain uno strumento per accertare le effettive mancanze da parte degli operatori sanitari nello svolgimento del loro lavoro? Guarda, Massimo Tortorella, il gruppo Consulcesi, Consulcesi Tech, sono sicuramente in Italia tra i massimi esperti da questo punto di vista sulla tutela dell'operato degli operatori sanitari, scusami il bisticcio. A me piace molto pensare alla blockchain, non in modo, cioè, esattamente in quest'ottica, ma se vogliamo con una chiave di lettura ancora più positiva. Di fatto, come abbiamo detto in caso degli studi clinici, la possibilità di avere un audit su tutte le attività e quindi anche su tutte quelle che sono state, diciamo, le prescrizioni intese, le attività che un paziente ha, diciamo, subito durante un percorso di cura,
fanno parte di uno dei grandi vantaggi che un sistema blockchain potrebbe dare. Io dico che oggi siamo arrivati in una fase di rottura di un rapporto di fiducia tra chi cura e chi viene curato, e questo è, a mio parere, un grosso problema. Una delle soluzioni, uno degli strumenti che potrebbe invece aiutare a recuperare questo rapporto di fiducia, è proprio un sistema che faccia della trasparenza uno dei suoi pilastri fondanti, quindi ancora una volta la blockchain. Questo permetterebbe intanto di poter discriminare tra quella che è, come dire, un intervento fatto, come dire, con dolo rispetto a un incidente, chiamiamolo così, in un momento di cura. E all'interno dell'incidente che ci può stare, perché adesso voglio dire, chiunque di noi lavori sa benissimo che in una giornata di lavoro una serie di errori possono essere commessi in completa buona fede. Anche in quel caso ci sarebbe quindi la possibilità di valutare in modo molto più sereno e meno interpretabile quale possa essere stata la natura dell'incidente, la causalità e quindi poi quali debbano essere eventualmente le azioni da poter mettere in campo. Io credo, ripeto, che la blockchain potrebbe diminuire i costi di quella che viene chiamata la medicina difensiva, che oggi in Italia, da qualche ricerca, risulta essere, come dire, una condizione che costa comunque al sistema sanitario quasi 2 miliardi all'anno, quindi una cifra rilevante. Quindi comunque parliamo di un ulteriore abbattimento dei costi e un'ulteriore diciamo, mitigazione di queste litigation che potrebbero insorgere appunto da parte dei pazienti nei confronti dei medici. Dal tuo personale punto di vista, secondo te quali potrebbero essere i futuri, i prossimi sviluppi di questo meraviglioso strumento all'interno della sanità? Cioè, come lo puoi vedere proiettato da qui ai prossimi 15, 20, 30 anni in avanti? Allora, io ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare sulla modellizzazione e sulla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale negli anni 90. Intendo dire, negli anni 90 si parlava di intelligenza artificiale forse in modo ancora più teorico rispetto a quello di cui si parla oggi di blockchain. Tutto l'impianto teorico dell'intelligenza artificiale degli anni 90 oggi è, come dire, pronta per essere utilizzato grazie al fatto che c'è stata un'evoluzione tecnologica molto importante e che oggi quelle modellizzazioni possono diventare strumenti e piattaforme. Io credo che non parliamo di 30 anni, ma probabilmente in 5 anni ci saranno già tutta una serie di servizi che sfrutteranno la blockchain in ambito sanitario. Il primo, credo che lo accennavamo già prima, l'identità o la storia clinica dei pazienti con la possibilità di una gestione tramite smart contract e consensi dinamici molto più efficace è una cosa che io vedo assolutamente fattibile. La possibilità di un concetto quasi di tokenizzazione del dato è un altro effetto, come dire, rivoluzionario nell'ambito sanitario, ma quindi avere per ciascuno di noi un ritorno o una remunerazione o in termini di denaro o ancora meglio in termini di servizio sarà sicuramente una realtà dei prossimi anni. Quindi ti fornisco i dati, ma mi fornisci un ritorno su questa cosa. L'interazione tra intelligenza artificiale e blockchain potrebbe portare poi a dei sistemi anche lì di decisione clinica, di supporto alla decisione clinica certificata, che oggi non sono, come dire, sono all'orizzonte, ma che non sono sicuramente in campo, quindi un supporto decisionale ai medici. E da ultimo direi l'azzeramento o comunque un forte abbassamento di tutta la parte legata alla contraffazione
come dicevamo prima, è un altro orizzonte che possiamo pensare. Ti dico, secondo me manca c'è un passo preliminare da fare, però un po' anche la chiacchierata di quest'oggi ci aiuta in questo. Penso che ci voglia un percorso di consapevolezza che non può essere legato solo agli operatori sanitari. Cioè, io credo che devono capire prima di tutto i cittadini e gli operatori sanitari in qualità di cittadini quali sono le caratteristiche della blockchain e come si può trarre un'utilità di sistema adottando dei sistemi blockchain. Questo non è chiaro a tutti o è chiaro a pochi e bisogna fare uno sforzo per riuscire a portare dalla nostra tutti quelli che potrebbero beneficiarne, che non sono solo le aziende o gli ospedali, ma è un sistema, diciamo, paese complessivo. Ipotizziamo che io ho il mio studio, la mia piccola attività a livello sanitario. Se volessi implementare o sviluppare la blockchain all'interno della mia piccolissima attività, da dove dovrei partire? Quali sono gli step che dovrei fare per poi arrivare a dire, ragazzi, il mio studio è stato il primo in Italia ad adottare la blockchain a livello sanitario? Allora, intanto secondo me dovrei partire dal fatto di essere sicuro che mi serva veramente la blockchain. Quindi facciamo finta di avere in questo studio un problema o di aver dovuto, come dire, purtroppo affrontare un problema, dico il più banale, più banale del mondo, ovvero un problema di hacking di tutti i dati, ho uno studio che è uno studio di analisi di laboratorio e improvvisamente mi accorgo che il mio server centralizzato, benché protetto da un firewall eccetera eccetera, mi sono spariti tutti i dati. Mi viene anche il dubbio che magari questa cosa sia successa non per un guasto tecnico, ma perché qualcheduno, forse l'amministratore del sistema, può aver avuto, come dire, un interesse nel far accadere questa cosa. Ecco, una piccola azienda, una piccola media azienda, comunque un'azienda come uno studio o come un laboratorio di analisi, con un come dire, caso del genere, probabilmente perde molto più del 50% del suo business. Se è convenzionato, comincia ad avere dei grossi problemi a livello regionale con la convenzione, quindi rischia di essere messo fuori gioco nell'arco di un weekend, diciamo così. Ovviamente, se questi dati fossero stati distribuiti e replicati, ad esempio su altri tre server, che sono tre server di miei colleghi, che hanno a loro volta i loro dati in altrettanti database centralizzati, avremmo fatto probabilmente qualche cosa che avrebbe reso impossibile a tutti gli operatori, a tutti gli amministratori di rete dei singoli centri di operare in modo malevolo contro di noi. E anche se invece il guasto fosse stato di tipo tecnico, la copia di tutti i miei dati sarebbero stati disponibili sui server dei miei colleghi, e a quel punto il cosiddetto disaster recovery diventava un'operazione molto molto più semplice. Quindi, da piccolo imprenditore, penso a questo e già penso a una soluzione che oggi non è garantibile in altri modi, nemmeno con le soluzioni in cloud. Poi ci possono essere tante altre situazioni, ma questa direi che può essere un esempio chiaro. Okay. Quindi, okay, fondamentalmente, anche se nel mio piccolo studio ha il suo server, magari interno e non in una web farm, per così dire, con una NAS attaccata, dove il mio repository fa un backup tutte le sere, ad ogni modo, diciamo, potremmo essere esposti a degli attacchi da fuori e quindi a avere i dati poi rubati. Invece, se spostando tutto quanto, replicando tutto quanto la mia mole di dati, per quanto grande o piccola sia, su diversi server esterni all'azienda, attraverso la tecnologia blockchain, il dato comunque sarebbe difficilmente hackerabile e quindi difficilmente manipolabile o
da rubare fondamentalmente, e quindi mi comporterebbe meno problematiche poi, soprattutto con la regione, come detto prima, cioè col servizio sanitario in convenzione, certo, Esatto, con chi viene assolutamente, dalla convenzione. assolutamente. E in più, diciamo, ripeto, limiti anche un po', anche se siamo ovviamente al limite del discorso, del racconto, però limiti anche molto quello che potrebbe essere un intervento malevolo di chi eventualmente può avere, diciamo, accesso o diritti come amministratore di rete sugli stessi dati. E questo discorso vale per il piccolo laboratorio, ma vale per il grande studio clinico, come dicevamo prima, vale per dati di tipo epidemiologico che poi possono diventare elementi per la negoziazione del farmaco o di un nuovo farmaco da introdurre sul mercato. Insomma, di situazioni ce ne sono diverse, e tutte che passano comunque da cercare di tenere il più puliti possibili questi dati. C'è sempre un punto, diciamo, la non violabilità, diciamo, dei sistemi che si basano su database distribuiti ha anche un'area di problematicità, se vogliamo, no? Cioè, c'è il famoso effetto GIGO, cioè garbage in, garbage out. Se i dati che vengono inseriti sono dati, diciamo così, di scarso valore o con una possibilità di gravi errori o di grave contaminazione all'ingresso, entrano così e restano così per sempre. Dove da questo punto di vista si può ancora una volta dire che il mondo della sanità ha un vantaggio? È che obiettivamente, rispetto a tante altre industrie, il dato sanitario, diciamo, per sua natura, è un dato che già, almeno, ripeto, di macroscopici errori o di una volontà specifica, è all'interno di un circolo già molto vigilato, e quindi sono dati che probabilmente hanno una pulizia in ingresso superiore ad altri tipi di catene di gestione del dato. Sì. Allora, ringraziamo Massimiliano Baravizca che è stato con noi questa sera a FinTech 24. Caro Massimiliano, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, ti auguro una buona serata, ci sentiamo presto e alla prossima. FinTech Grazie a voi, alla prossima. 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali. Digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro.